Buongiorno a tutti voi che siete presenti a questo appuntamento con cui l'UAR di Padova, UAR è Unione degli Atei Agnostici Razionalisti, Ciclo di Padova, continua una tradizione ormai consolidata in questa città che garantì la libertà di ricerca a Galileo Galilei e che è un episodio, che è un evento che si inquadra in una tradizione che ormai ha rilevanza nazionale, il Darwin Day, di cui adesso celebriamo l'edizione 2011. La relazione che esporrà il nostro relatore, il professor Alessandro Minelli, professore ordinario di zoologia presso l'Università di Padova, il dipartimento che dato sorge a poca distanza da questa sala, farà il punto sul complesso tema dei rapporti tra sviluppo dell'individuo di qualunque specie e l'evoluzione della specie di appartenenza. La tradizione vuole che questi incontri siano spazi di alta divulgazione e l'UAR è a suo modo tradizionalista. La nostra tradizione è l'attenzione alle radici laiche dell'Italia e dell'Europa tutta. Alta divulgazione, ho detto. E infatti il tema che affronterà il relatore è molto specifico e, come si dice, di frontiera. Ma vedrete che non mancheranno esempi interessanti per chi è attento al mondo animale che ci circonda e di cui noi stessi facciamo parte, come è il portato filosofico e conoscitivo fondamentale dell'evoluzionismo. L'UAR è vicino a tutti coloro che cercano di divulgare i temi della scienza moderna, che ora è la biologia, come nel Novecento è stata la fisica. Mi piace ricordare che recentemente si stanno sviluppando studi di psicologia volti a sperimentare metodi di insegnamento della scienza e soprattutto della teoria dell'evoluzione, anche ai bambini degli elementari, che, come forse ricorderete, i programmi ministeriali avrebbero voluto escludere da questo insegnamento. Siamo in Italia, però, e chi ha voluto espungere la biologia evoluzionistica, o almeno i suoi rudimenti, dai programmi, ha usato il pretesto di ampliare lo spazio dell'insegnamento della storia. Ma chi fa le leggi non fa i coperchi, o erano le pentole. Sì. Infatti ampliare i programmi di storia permette di dedicare più tempo, più spazio alla preistoria. Ora, preistoria e paleoantropologia sono discipline evidentemente con termini vicine, come oggetto e forse meno come metodologie, e questo permette, nel rispetto dei programmi ministeriali, di trovare più spazio da dedicare alle origini dell'uomo. Tema centrale non tanto dell'evoluzionismo, ma delle correnti di pensiero adesso avverse. Ricordo come l'ultima moda sia il disegno intelligente. È facile notare come il punto dolente della polemica più sociologica e politica che scientifica sia proprio questo. È su questo terreno che si confrontano due spiegazioni delle origini, evidentemente poste come alternative, e cioè la genesi e la paleoantropologia. Speriamo che la sperimentazione didattica in corso produca protocolli di insegnamento efficaci anche verso gli alunni elementari, visto che tutti possono capire come l'insegnamento di argomenti come il tempo profondo, milioni di anni, possono risultare ostici ai bambini degli elementari, i quali hanno un'esperienza di vita limitata e per i quali, almeno io mi ricordo che era così, e anche le vacanze di Pasqua erano un orizzonte temporale un po' mitico, difficile da immaginare quando ero bambino. Spiace notare, purtroppo, come ancora oggi qualcuno equivochi su i due fenomeni che sono l'oggetto della relazione che citerà il professor Minelli tra poco: lo sviluppo embrionale e l'evoluzione della specie. A chi modestamente presenta questa relazione, è purtroppo capitato di seguire tempo fa una trasmissione televisiva in cui si pretendeva di confutare la teoria dell'evoluzione della specie portando l'esempio dello sviluppo dell'embrione.
si diceva in sintesi: uomo e donna i genitori, uomo o donna il nato, e ovviamente il nascituro, visto che proprio lì si doveva andare a parare. Si parlava solo e soltanto di embrione di Homo sapiens, di embrione umano ovviamente, con il che penso che tutti abbiano capito quale orientamento intendesse esprimere il conduttore unico di questa trasmissione cui ho avuto l'avventura di assistere. Un po' di terminologia, poca. L'evoluzionismo si dedica ora allo studio dello sviluppo, in inglese development. Siccome la scienza si comunica e si divulga anche mediante il veicolo delle definizioni sintetiche, che cercano di cogliere in sintesi il nucleo conoscitivo delle discipline, per questo campo di studi è stato coniato il neologismo evo-devo. Evo, evolution, devo, development. In cui la E è stata cambiata in O per creare un'assonanza che penso sia evidente. Già, ma quali sono i rapporti tra il fenomeno devo, sviluppo embrionale, e il fenomeno evo, evoluzione della specie? Spero che il relatore non si senta derubato della sua materia, del suo ruolo, se mi limito a enunciare una semplice ovvietà. Si tratta di una differenza di scala, ovvero l'oggetto dello studio dell'evoluzionismo è la specie nel suo divenire, l'oggetto della biologia dello sviluppo è lo sviluppo embrionale dell'individuo. Per chi avesse anche letto, per esempio, l'ultimo libro del professor Minelli, Forme del divenire, edito per i tipi della Einaudi, aggiungerò anche che è una differenza che attiene a un altro profilo dell'oggetto dello studio, ovvero la biologia dello sviluppo studia le forme, il divenire delle forme, e invece l'evoluzionismo tradizionalmente ha dato più attenzione alla funzione delle strutture anatomiche. Abbiamo ora l'occasione di fare un po' di chiarezza. Lascio quindi la parola al nostro relatore. Grazie. Molte grazie a te, Massimo, per questa introduzione, che mi dà anche l'occasione di fare brevissima, una premessa al discorso che è già un po' cristallizzato nella presentazione in PowerPoint che ho predisposto. Questa premessa prende origine da considerazioni che facevi: non c'è solo l'uomo. La natura, appunto, che qui vediamo rappresentata in una forma pittorica, Jacopo da Ponte, detto il Bassano, mi ricordava una mia ex allieva, e gentilmente, e oppure in forma così poetica come Foscolo descrive, questa bella delle famiglie di animali. È una famiglia che comprende tante forme differenti, più o meno ovvie, più o meno facili da incontrare nelle nostre esplorazioni e passeggiate, ma comprende anche, come appunto è già stato ricordato, la specie umana. Però questo proposito, appunto, è per sottolineare l'importanza di un approccio anzitutto naturalistico, cioè apriamo gli occhi sul mondo che ci circonda. Vuol dire che non è stato nemmeno necessario arrivare a Darwin, arrivare all'evoluzionismo, arrivare all'Ottocento per collocare l'uomo nell'ambito del sistema della natura, in una posizione abbastanza pulita. Basta guardare un pochino come è fatto, basta guardare l'anatomia, basta contare le ossa, basta guardare come sono fatti gli occhi, il naso, la bocca, il fegato, il cuore e le altre parti anatomiche. Carlo Linneo è per noi naturalisti, come dire, uno dei punti di riferimento. Beh, che persona, non, per carità, oggi è il giorno di Darwin e comunque non è il caso di idolatrare troppo un personaggio o l'altro, nessuno. Però insomma, Carlo Linneo è la persona a cui parte la classificazione moderna, il nostro modo di battezzare le specie di animali, di piante. Se noi diciamo, chi è l'uomo? Homo sapiens, ecco il nostro nome scientifico, questo lo troviamo anzitutto in Linneo. E lo troviamo in un'opera che si chiama non intorno all'uomo, o magari essendo in latino de homine, no? Qualcosa di simile, ma in un libro che si chiama Sistema Nature. Sistema Nature, cui sottolineo, il sottotitolo dice, ecco, vi presento i viventi, le specie, i generi e via delle forme della natura,
non solo dei viventi, dei tre regni della natura, gli animali, le piante, i minerali. E l'uomo non solo sta dentro il resto della natura, sta con gli altri, animali, piante, eccetera, ma sta in un posto particolare, cioè dentro i mammiferi, sta dentro un sottogruppo di mammiferi che sono i primati, appunto, e questo è il Linneo, cioè nell'opera di un naturalista che ha semplicemente guardato con occhi sereni e ha cercato di mettere ordine. Poi ovviamente non è che non sia importante Darwin, cioè intendo meglio l'evoluzionismo ci aiuta a capire come mai, perché, a costruire delle ipotesi, ma per spiegare qualcosa che, anzitutto, raccogliendo bene i fatti, possiamo già vedere. E allora ecco che entriamo da naturalisti in questo mondo, appunto, questa bella delle famiglie di animali, qui entro con una sorta di velocissima zoomata per poi cominciare a affrontare dei problemi, a porre e affrontare i problemi. Diversità di specie. Diversità che così l'occhio magari del collezionista appassionato, del giovane entomologo che mette in fila le figurine o oggi va a rubare in internet le immagini delle sue bestie preferite, si traduce in una estrema diversità di forme, di colori, eccetera. Ma già questa piccola scelta, e sono appena sei in una gamma che poteva comprendere 1000-2000 alternative diverse, non sono altro che le specie di uno stesso genere. In fin dei conti, se cambiamo colore, uno vale l'altro, sono praticamente uguali, però sono diversi nel dettaglio minimo dei puntini che hanno sulla schiena e soprattutto dei disegni e dei colori, tanto che in natura si comportano tranquillamente come specie diverse, come l'uomo resta uomo, lo scimpanzé resta scimpanzé, il gorilla resta gorilla, il cane resta cane, eccetera. Bene, allarghiamo un po' la nostra prospettiva. Questi, ecco, si assomigliano un pochino, sono ancora di questi insetti duri corazzati che noi chiamiamo coleotteri, sono in particolare di quelli con muso lungo, ma più o meno lungo, lunghissimo come quello in mezzo, tutto bello vellutato, che poi quel signore lì, l'adulto, la forma adulta di quella bestia che spesso incontriamo ai noi quando prendiamo dei marroni, delle calde arroste, e invece di trovare una profumata polpa di castagna troviamo un baccolino arrostito dentro, ed è lui da larva. Bene, lui e i suoi parenti con muso più o meno lungo. Pensate che in questa famiglia, tecnicamente detta dei coleotteri curculionidi, le specie note non sono migliaia, sono almeno già oggi conosciute e descritte 60.000, e non le conosciamo tutte, tanto per dire 2.000 in Italia. I mammiferi da soli sono meno numerosi dei curculionidi. Prima una famigliola di coleotteri tutti uguali, qui abbiamo una grande varietà di forme, dal pipistrello che vola, dal delfino che nuota, e l'armadillo che scava, la giraffa che fa le sue passeggiate nella savana africana. E sono appena 5.000. Però sono tanto diversi negli adattamenti, nelle forme, eccetera. La natura non si è accontentata quindi di fare delle repliche semplicemente giocando con i colori, con le proporzioni, ma anche nell'ambito di un gruppo sono sempre mammiferi, sono sempre bestie che allattano i piccoli, quasi tutte danno alla luce figli già belle fatti, eccetera, però con tante soluzioni differenti. Allarghiamo ancora l'orizzonte, ancora maggior diversità di struttura, di adattamenti, di modo di vivere, di riprodursi, eccetera, e siamo all'ambito dei vertebrati. Ritroviamo un numero che abbiamo già incontrato, 50.000, molto vicino ai 60.000 dei curculioni, però qui abbiamo veramente di tutto, perfino animali del mare, animali con metamorfosi straordinarie come quelle del girino che si trasforma in ranocchia, eccetera. E poi tutti gli animali di cui conosciamo oggi un cifra tondo, 1,5 milioni di specie differenti, con zampe, senza zampe, gelatinosi fatti quasi 98% d'acqua come certe meduse, corazzati come un granchio, senza zampe come quel verme che vedete lì a sinistra, bello colorato, oppure con 2, 4, 6, 8, 10, eccetera, fino a 730 zampe in qualche gruppo di 1000 piedi. Questi sono gli animali. E infine, oltre agli animali, ci sono tutti gli altri. Le piante con i fiori, i muschi, le felci, i funghi, le alghe di vario tipo. E poi gli unicellulari, quelli che hanno cellule già più moderne, come paramecio, vedete lì, ciliati, e poi quelli che siamo così remoti da noi, batteri, se non poi ricordassimo che dentro ogni cellula nostra ci sono dei corpuscoli, che chiamiamo i mitocondri, che sono dei batteri, come dire,
imprigionati da un vecchio rapporto di simbiosi, e poi il nostro intestino è pieno di batteri, senza i quali non riusciremo a vivere. Bene, tante forme, e affrontiamo appunto il problema, ma un conto è constatare la loro presenza, la loro esistenza, un conto è classificarle, come faceva Linneo, cercando di identificare somiglianze e differenze fra i vari modelli, e un conto è cercare di capire come, da cosa vengono fuori. Allora, come ha già detto il nostro presidente moderatore, noi possiamo affrontare il problema da due punti di vista. Un punto di vista è quello di come si costruiscono giorno dopo giorno, come dire, nella vicenda che nel modello consueto ci fa immaginare un uovo che dà origine a una gallina, se vogliamo, o un seme che si trasforma pian pianino in erba o in albero, o varianti sul tema, cioè la dimensione dello sviluppo. Oppure il divenire a scala temporale geologica, cioè la scala di milioni e milioni di anni, che è il divenire di cui si occupa l'evoluzione, la storia evolutiva dei viventi. Ed è innanzitutto in questa chiave, appunto, una giornata dedicata a Darwin, che il discorso si svolgerà. Cosa ci ha insegnato Darwin in proposito? Andiamo allora a prendere il suo libro, The Origin of Species. E che me ne sono accorto in maniera drammatica un paio d'anni fa, no? Era il famoso centenario, 150 anni dalla pubblicazione della prima edizione di questo libro, e per strana e interessante coincidenza 200 dalla nascita di Carletto. Mi sono accorto che questo libro ne parliamo tutti, Darwin Day celebriamo, ma chi l'ha letto questo libro? Chi è questo? Sì, il nome, certo, il nome è, o meglio un binomio, Darwin evoluzione, e vabbè, ma allora pigliamo in mano, c'è scritto in inglese, traduzioni ce ne sono fin dai tempi di allora, e mi piace ricordare che a proporre la prima e poi anche altre traduzioni delle opere di Darwin, le opere maggiori di Darwin, è stato questo signore che vedete nel ritrattino, il primo professore di zoologia, scherzosamente, insomma, mio predecessore, fondatore dell'insegnamento della zoologia a Padova, un trentino di nascita, Giovanni Canestrini. E allora, ecco, noi potevamo sfogliare la sua traduzione, che è stata ristampata alla fine del 2009 qui a Padova, quindi potrebbe essere anche una versione di cui potreste farvi un regalo, se non avete già letta l'opera. Allora, non vi faccio certo un riassunto di un libro grosso così, ma due concetti, giusto per capire da dove parte il discorso, proprio per agganciarci appunto storicamente alla pagina di Darwin. Darwin comincia capo 1, capitolo 1, con osservando cose che in fondo sono a portata di tutti, constatando come negli animali domestici o nelle piante coltivate ci sia una diversità di forme ben precise, tant'è vero che molto spesso gli diamo un nome, non so, il colombo pavoncello, il gozzuto, quel che è, perché sono così precise tanto che possiamo comprarle, venderle, mettere al mercato, no? Vado a comprare pomi di quel tipo là che mi piace, no? Oppure, ecco, perché sono varietà ben precise. Però queste varietà non esistevano in natura, si sono formate nella storia, una storia a volte di qualche secolo, al più se pensiamo alle razze di cani, eccetera, di cavalli, poche migliaia d'anni. Quindi è possibile in qualche modo, anche se i dettagli forse non li sapremo mai, ma insomma, grosso modo, ricostruire questa storia come risultato di una serie di modificazioni avvenute nel tempo, approfittando delle diversità che ogni tanto la natura fa comparire, chissà come, oggi ne sappiamo di più ovviamente che i tempi di Darwin, ogni tanto compare qualche individuo con la coda lunga, corta, eccetera, con le orecchie strane, parlando di cani, e dopo cosa fa? Volgarmente si dice, queste razze si fanno per incrocio, no, scusate, se incrociamo mescoliamo, se ci sono razze diverse è proprio perché impediamo gli incroci, perché restringiamo gli incroci, cioè facciamo accoppiare il simile con simile, non il simile con il diverso. E quello che ha fatto l'uomo nel suo cammino, che ha portato alle razze attuali di animali e di piante, di piante coltivate, di animali domestici, è quello appunto di separare, di evitare il rimescolamento continuo delle caratteristiche individuali che separano una rosa da un'altra, diversa per colore, per profumo, una varietà di carne da un'altra, diversa appunto per stazza, per allungamento del muso o altro. E proprio quindi la selezione, scelgo e faccio incrociare fra simili, scelta, che in termini un pochino più aulico diventa selezione. La selezione operata dall'uomo, selezione artificiale, per gli animali e per le piante.
E in natura, beh, forse esiste qualcosa di simile in natura, forse opera in natura un meccanismo simile, però vediamo di raccogliere evidenza ed ecco capo secondo dell'opera di Darwin, vediamo se anzitutto esistono nelle popolazioni naturali di piante o di animali differenze fra individui, così come noi troviamo differenze dentro la stessa specie, la rosa, il cavolo o il cane, di quelli che sono oggi i nostri animali domesticamente coltivati. Ed ecco che sì, tanto per un esempio non citato da Darwin, ma molto vistoso, preso invece dalle nostre campagne, queste due bestiole sono due varianti della stessa specie. Non che siano maschio o femmina, giovane adulto, oppure quelli di zona calda, zona fredda. No, no, sono individui come fra di noi ci possono essere individui con i capelli scuri, con i capelli biondi, con gli occhi azzurri, con gli occhi castani, senza capelli, eccetera, e si incrociano liberamente fra di loro. Differenze che però sono ereditabili, questo è importante. Allora, le variazioni ci sono, dopodiché, sì, l'uomo sceglie, l'uomo ha i suoi occhi, i suoi criteri, tengo questo perché mi piace il profumo di questa rosa, tengo questo cane perché ha attitudini maggiori alla difesa, e in natura chi è che sceglie? Beh, vediamo un poco. E allora, ecco che Darwin fa un pochino di conti, vede che le specie in natura sono così capaci di produrre, di generare una prole così numerosa che è ovvio che solo una piccola parte di questi figli nati, di queste uova deposte, di questi semi sparsi al vento, possono avere un futuro. Gli individui che possono avere, come dire, un successo riproduttivo, che possono lasciare una traccia nelle generazioni successive, è sempre un numero limitato. E tanto più limitato quanto più feconde sono queste specie, quanto maggiore il numero di uova. Pensate, uova d'aringa, bottarga di tonno, di muggine, no? Quante uova fitte fitte stipate dentro una sola femmina di questi pesci? Quanti sopravvivranno? E in media uno si aspetta che sopravviva una coppia, insomma, all'incirca, in modo che, non in modo che, e di fatto, perché di fatto vediamo che le popolazioni non cambiano poi tanto nel tempo. Anche quando c'è un'esplosione numerica, ne parlano i giornali, ne parla la TV, viene fuori su internet, esplosione numerica di una bestiolina nociva che non si vedeva da prima, che fa danni, eccetera, vabbè, d'accordo, un guaio, ma non dura, non è che continua a espandersi fino a coprire tutta la Terra. Allora questo vuol dire che solo alcuni hanno successo e altri no. E Darwin ci ragiona sopra e dice quali sono quelli che sopravvivono più facilmente, quelli che lasciano più prole, sono quelli che funzionano meglio, non meglio in assoluto, meglio lì, hic et nunc, nel posto, nel tempo in cui si trovano a vivere. E se queste caratteristiche che li rendono un po' più adatti alla sopravvivenza sono caratteristiche ereditabili, ecco, queste caratteristiche saranno più abbondanti nella generazione successiva e quindi queste caratteristiche diventeranno via via più frequenti, dominanti nella popolazione. Ecco il cambiamento, ecco l'evoluzione. Sì, questo può essere un meccanismo di dettaglio, ma con questo arriviamo anche a fare, come dire, detta in maniera un pochino volgare, il primo uccello, la prima pianta con i fiori, possiamo vedere spuntare il collo della giraffa, possiamo vedere spuntare l'uomo con il suo cervello. Selezione naturale. E poi noi parliamo così tanto appeso, insomma, no? Darwin sembra che non abbia fatto altro che mettere ordine a cose di cui sapevano già tutto gli allevatori di bestie, gli allevatori di piccioni, di cui lui stesso era un rappresentante, o i bravi agricoltori capaci di selezionare una certa varietà di piante da portare sul mercato. Selezione naturale che però deve avere sotto qualcosa, anzitutto un meccanismo che agganci tutto questo ad una trasmissione ereditaria, trasmissione di caratteri di generazione in generazione in forma credibile. Credibile, cioè basata su qualcosa di concreto, basata, diremo oggi, su qualche molecola. E il passaggio chiave è l'aggiunta al pensiero evoluzionistico, all'analisi evoluzionistica, di un meccanismo di trasmissione ereditaria le cui origini, come sappiamo, stanno in quel libricino di Mendel, che è pubblicato pochi anni dopo L'origine della specie, ma che rimane del tutto lettera morta, non letta, per un terzo di secolo. Ma poi le cose cambiano, nel Novecento
lo studio dell'evoluzione si aggancia sempre più a uno studio della trasmissione ereditaria di caratteri e poi via via a tutti i progressi in campi più diversi della biologia. Bello, ma torno a dire, questi problemi, questa analisi ci porta anche a risolvere i problemi che forse ci possono affascinare di più nella considerazione della natura? Il volo degli uccelli, ci sono sempre stati uccelli? Beh, lo studio di Fossil ci dice che no, che per moltissimo tempo la vita era rappresentata da forme sulla Terra che non comprendevano nessun animale capace di volare. E i primi uccelli, uccelli, insomma, qualcosa che somiglia agli uccelli moderni, troviamo pensa poco da circa 150 milioni di anni fa. Non è uno scherzo, ma c'è anche una storia precedente, i 200 e 300, da dove sono venuti fuori? E com'è che magari da un carciofetto di foglie così viene fuori un fiore? Ma. Allora, ecco che per analizzare questa, avvicinarsi a questa storia, conviene un pochino riflettere, vedere di porre dei paletti, vedere se ci sono in natura dei paletti, non porli noi, ma vedere se possiamo circoscrivere le nostre domande, perché la natura va lungo delle vie che sono in qualche modo limitate. Prima cosa da chiederci è se davanti a tutta quella grande varietà di forme che abbiamo visto in veloce carrellata all'inizio, si debba comunque ammettere che queste stanno dentro a un contenitore di forme possibili. Ed ecco che allora vengono in mente le forme un po' spinte, insomma, che la mente umana qualche volta ha sognato, disegnato, rappresentato plasticamente. Forme che troviamo nel mito, nella poesia e appunto magari plasmate in bronzo. La chimera. Esiste la chimera, ma non ne decretinate. Ma perché non esiste? Ma perché se tu prendi un leone e provi a appiccicargli sulla schiena un testa di caprone, ti aspetterai una risposta immunitaria, un rigetto, come si usa dire, no? E abbiamo rigetto anche nei trapianti fra esseri umani, figurati, attacca un pezzo di caprone. E poi guardate quel serpente, no? Il terzo elemento, non solo è ancora più lontano, ancora più estraneo al leone o alla capra, ma è addirittura un pezzo appiccicato con polarità opposta, perché se dovesse essere una coda non dovrebbe finire con un'altra testa dietro, no? Dovrebbe essere una coda di serpente in quel posto lì. Le posizioni hanno una loro logica. Sì, ma quella bestia che vedete accanto, stavo per dire in carne e ossa, ma ossa non ce n'ha, e carne a modo suo, insomma, quella bestiolina è un moscerino, no? Uno di quei moscerini che volano attorno alle bottiglie di vino, al mosto, alla frutta che marcisce nell'autunno, e che si chiama Drosophila, è la bestiolina di quelli che studiano la genetica, oggi, l'ereditarietà, un moscerino importante nella biologia. E questo è un moscerino però che, questo fotografato, un po' diverso dai soliti, perché ha quattro ali, mentre di solito i moscerini ne hanno due. È un mostro. Ed è una bestia che funziona male, forse non riesce manco a volare, si incespica. Però prima di arrivare ad essere una bestiolina con le ali, era un uovo, poi è venuto fuori una larvetta, ha fatto tutte le sue metamorfosi, è arrivato a diventare adulto. Quindi è qualcosa, questa bestiola insolita, monstrum, no, qualcosa che merita la nostra attenzione, è però qualcosa che la natura riesce a fare in certe condizioni, che sarebbe interessante anche sapere. Allora, prima di chiederci appunto quali sono cose possibili e impossibili, un attimino essere più precisi. Ci accorgiamo infatti che la natura riesce a realizzare delle forme che magari funzionerebbero poco o male. Queste due moscerini, una la conoscete già, l'altra, quella di sinistra, vedete che ha, lo indica la freccia, un paio di zampe in più che stanno al posto dove la moscerina normale ha le sue antenne. Beh, uno può dire, insomma, è sempre un moscerino. No, questo è un moscerino che non funziona, perché non perché gli diano fastidio le due zampe in più, ma per il fatto che queste zampe stanno al posto delle antenne, e quindi le antenne non ce l'ha. E le antenne sono gli organi che gli permettono di sentire odori, e quindi non sente dove può essere cibo da mangiare, dove allungare la sua cannuccia per succhiare. Non sente dove può essere un odore di un suo conspecifico. Non riuscirà né a mangiare né a riprodursi. Insomma, un animale fallito. In termini di selezione naturale, peggio di così non poteva essere. Però è possibile farlo.
Allora capite che la selezione naturale sarà forse una cosa seria, ma non spiega tutto. Non spiega spiega quali sono le cose che possono sopravvivere e cosa succede se sopravvivono, ma forse non ci spiega come funziona la fabbrica o come compaiono le novità nella fabbrica. Un'altra storia interessante, ma la approfondisco fra un attimo, è una storia che riguarda il collo della giraffa. Ci arriverò fra un momento. Allora ecco che per affrontare questo problema io dico, aggiungiamo l'altra parte del discorso. All'evoluzione affianchiamo una lettura, un'analisi dello sviluppo. Giraffa, appunto. Quattro colli perché? Il primo che ha cominciato a parlare in questo contesto, a usare la giraffa come esempio, modellino, per spiegare le sue idee, è stato questo signore, il quale ha pubblicato un libro dal titolo Philosophie zoologique, eccetera, in un anno un po' così, no? Un anno singolare, 1809, lo stesso anno in cui è nato Charles Darwin. Solo che questo signore aveva già 65 anni circa, si chiamava Jean-Baptiste Monnet, conte di Lamarck, e scrive questo libro. Come sappiamo, Lamarck propone una sua idea di evoluzione un po', se vogliamo, un pochino grezza nel meccanismi che propone, tant'è vero che immagina che la giraffa di cui parla, trovandosi, o meglio, antenati delle giraffe attuali, trovandosi in difficoltà nella stagione troppo secca e cominciassero a cercare cibo fra le foglie degli alberi, delle acacie che ogni tanto ci sono, quella sparsa per la savana. Queste giraffe però allora avevano un collo abbastanza corto e però prova, allunga, questo collo si è allungato un pochino, poco, ma quel poco più lungo, quel piccolo allungamento è stato ereditato dai figli e così per generazioni e generazioni, sforzati che ti sforzo, il collo è diventato più lungo. La giraffa di Darwin invece è una giraffa che non è sola, è una popolazione di giraffe col collo più lungo e più corto e la selezione, se è così che vanno i giochi, ha favorito, quindi ha permesso a quelle col collo più lungo di trovare cibo, di sfamarsi, di riprodursi e di lasciare al prole un collo tendenzialmente un po' più lungo della media e quindi ecco l'aumento. Qualcuno ha detto che forse no e dovremmo seguire un altro modello pure di Darwin, dove però che non sapevo queste cose sulle giraffe, ma applicare un'altra idea di Darwin alle giraffe e interpretare questo lungo collo come noi interpretiamo le corna, meglio i palchi dei cervi, vale a dire, sapete, c'erano solo i maschi, sono armi, diciamo, che i maschi dei cervi usano nei loro confronti per la conquista, per l'accesso, insomma, alla riproduzione, si dice per l'acquisto di una femmina, ed ecco, quindi organi, parti del corpo, che sono importanti nella competizione all'interno della specie, in rapporto alla scelta sessuale. Ma per qualcuno, siccome le giraffe si prendono a colpi di collo, potrebbe essere vero, non importa. Non importa. Sta di fatto che le giraffe oggi hanno il collo lungo, più lungo di quello delle donne di Modigliani. Però, come si fa a fare un collo lungo? Ci sono tanti problemi. Per esempio quello di pompare il sangue a quella quota e quindi ci sono modificazioni del cuore che diventa bello potente. E poi lungo tutti i vasi, i carotidi e compagnia, insomma, che interessano questa zona, c'è tutta una serie di valvole che impediscono i guai. Perlomeno cercano. Però la cosa più banale per fare una struttura così lunga è quella di dargli un'impalcatura, un sostegno, che vuol dire uno scheletro, una successione di vertebre. Allora, se uno pensa al collo nostro, che è sostenuto da sette vertebre cervicali, uno si immagina, ma il collo della giraffa come sarà fatto? Forse conterrà un numero più alto di vertebre, sarà sostenuto un numero più alto di vertebre, 15-20, magari un numero variabile. Oppure, saranno sette come le nostre, ma lunghe, lunghe. Come facciamo a saperlo? Lo chiediamo alla selezione naturale. No, la selezione naturale vede, si fa per dire, no? La personifichiamo un po' tanto per così, per rendere più semplice il discorso. La selezione naturale vede soltanto se il collo è lungo o corto, eventualmente se è, come dire, sufficientemente robusto, manovrabile o meno. Ma non fa la radiografia. La selezione naturale non sa se dentro ci sono sette vertebre lunghe o 20 vertebre corte. Però basta fare una radiografia, aspettare che allo zoo muoia una giraffa e farla spolpare. E così mi è successo una volta che sono andato a fare un discorso un po' simile a questo al Museo Zoologico di Roma, che è annesso a quello che una volta si chiamava zoo, insomma. Vabbè.
al zooparco e gli amici della zoologia romana mi hanno preparato un bel cesto pieno di questi oggetti, vertebre del collo di giraffa. E la cosa più bella parlare di queste cose, ho fatto una cosa che non posso fare oggi, ma insomma pensa poco. Allora, immaginate, questa è fra una e due vertebre, lunghe così, lunghe 30 cm l'una, 3x7, 21, 2 metri ci siamo. Le vertebre del collo della giraffa sono 7, come le nostre, come quelle di qualunque o quasi altro mammifero. Cosa vuol dire questo? Che la selezione ha potuto operare su vertebre corte e vertebre più lunghe e ha favorito le giraffe con le vertebre del collo più lunghe. Ma la selezione naturale non ha potuto scegliere colli con 8, 9, 10, 20, con un numero diverso di vertebre, semplicemente perché non c'era la materia prima, non c'era variabilità. E questo, ripeto, è un'altra parte di biologia che non è contraria affatto alla biologia evoluzionistica, non nega per niente il modello selezionista di Darwin, però dice, voglio saperne di più. E questo di più, appunto, ce l'offre in un ideale marriage, visto che è Ivo ed Ivo, no? In materia di matrimonio, l'altra parte, cioè la biologia developmental biology, la biologia dello sviluppo. Ah, scusate, per onestà devo dirvi che ci sono un paio di mammiferi che hanno forzato un po' la situazione e vanno da 6 a 8, raramente 9 vertebre cervicali, sono questi signori qua. Presa e sviluppo cos'è? Cerco di correre un pochino, vabbè, vuol dire guardare e come si è sviluppata, anzitutto guardando quel che succede, non so, nell'uovo di gallina a giorni diversi di incubazione, poi cercando di fare qualche manipolazione, tagli e cuci, magari sugli embrioni di rana o altro. Oggi, come dice, per un po' difficile da leggere, il pannello in basso a destra, si va a studiare come, dove e quando si esprimono determinati geni in determinate fasi di sviluppo e come questi geni o i loro prodotti in qualche modo interferiscono fra loro. Devo dire che fra i vari componenti di questo ideale è ancora, come dire, matrimonio pieno di vivacità interna, per il momento il peso maggiore lo ha avuto, continuo ad averlo, una componente, quella appunto, vedete il peso della bilancia, la bilancia, che è quella che deriva dal studio dell'espressione dei geni, di alcuni geni. Uno però potrebbe dire, ma scusa un attimo, biologia evoluzionistica ormai da Darwin avanti c'è, preso sviluppo ovviamente, radici anche più antiche, insomma sappiamo tante cose. Non è che sia solo un giochetto, semplicemente per poter scrivere e vendere dei libri, no? O fare delle conferenze. Cosa c'è di nuovo in Ivo ed Evo? Dobbiamo inventare la ruota di nuovo? Cercherò di dimostrarvi di no, perlomeno mi limito, e questa sarà la seconda parte del discorso, a sviluppare un concetto che secondo, non solo secondo il sottoscritto, ma secondo la maggior parte di quelli che si occupano di queste faccende, è l'idea più originale, diciamo, è quell'ambito nel quale, per il quale questo approccio integrato evo-devo, sviluppo-evoluzione, porta un contributo più nuovo che non poteva essere assolto dall'una o dall'altra disciplina separatamente. Tanto per fare un esempio, non occorre essere dei grandi giocatori, e certamente io non lo sono, ma basta sapere, per capire questo concetto con questo esempio, ma se no ve ne do un altro dopo, basta sapere semplicemente che i vari pezzi che giocano su una scacchiera, una partita a scacchi, sono soggetti a diversi vincoli, diverse regole, o li abbiamo date noi, d'accordo, comunque ce l'hanno. Allora il pedone si muove in un modo, l'alfiere si muove in un altro, il cavallo, ecco, prendiamo quel cavallo lì. Allora uno potrebbe pensare, se uno non sa il gioco, potrebbe immaginare, è un pezzo che sta su una casella, forse le cose che può fare è di spostarsi di una casella in avanti, indietro, a destra, a sinistra, in diagonale. Sono le posizioni più vicine, ma sappiamo che il cavallo in una mossa non raggiunge nessuna di quelle posizioni. Potrà invece raggiungere l'una o l'altra di quelle 8 posizioni. Questo è lo scenario dei cambiamenti possibili, cioè l'evolvability, si dice in termine tecnico. L'insieme delle condizioni nuove a cui si può arrivare, intanto, come dire, una prossima tappa, insomma, a breve o a medio termine, a partire da come è fatto un animale. Nel discorso della giraffa sarebbe come dire, se la giraffa, un antenato antico, insomma, aveva un collo come il nostro, 7 vertebre piuttosto corte,
cosa può cambiare? Può cambiare il numero, può cambiare la lunghezza, ci sono cose possibili e cose non possibili. Di queste cose possibili poi però se ne è storicamente determinata una. Uno può immaginare che un altro ramo di mammiferi il collo è diventato più corto, perché no? Basta guardare l'ippopotamo. E nella specie umana potremmo avere qualche ramo col collo più lungo, citavo prima le donne di Modigliani, eccetera. E va bene. Pitture, stupidaggini pittoriche a parte, ecco che nel gioco, per esempio, uno può immaginare che delle varie posizioni che può raggiungere il cavallo in un salto, beh, può essere interessante andarsi a mangiare un pedone piuttosto che non parcheggiarlo in un'altra posizione, ma è tutto da vedere, insomma. Questo dipende, ecco, questa è la selezione, una o l'altra delle posizioni fra quelle possibili, però, fra quelle raggiungibili. Evolvability. E adesso entro, vado verso la parte quasi finale, usando come materiale bestie, potranno fare forse la capriccia a qualcuno dei presenti, spero di no, non questa è la mia intenzione, ma di cui vi parlo perché sono le bestie di cui mi occupo da un po' di tempo, diciamo, di bestiere, insomma, lì, dipartimento di biologia, citato poco fa. Allora, queste bestie si chiamano scolopendre, e hanno un corpo fatto così con un trenino, tante. Quella rossa è la testa con le sue antenne, con i suoi occhietti, con il suo, da sotto spunta una pinza velenifera ed è quella che fa un pochino invita a trattare con prudenza queste bestie. E poi c'è tutta una teoria più o meno lunga di unità, vedete, poi non sono proprio esattamente uguali, ma insomma non di questo mi occupo adesso. E ognuno di quei vagoncini porta e è sostenuto, insomma, accompagnato da due zampe, una a destra e una a sinistra. Bene, allora ci occuperemo adesso, in qualche diapositiva seguente, soltanto del numero di paia di zampe, cioè, oppure se preferite, di segmenti con zampe, che è la stessa cosa. Perché? Perché questi segmenti con zampe sono soggetti a dei, possiamo dire, dei vincoli, insomma, giocano con dei numeri in maniera che è non meno capricciosa di quella testardaggine che ha il vertebra del collo di mammifero a fissarsi a 7, anche se la selezione a volte li stira per fare un collo lungo come quello della giraffa. La bestia vistosa, rossa e quasi nera, insomma rossa e blu scuro, che vedete di sotto, è della stessa famigliola di questa e rappresenta le scolopendre vere e proprie, la maggior parte delle quali hanno 21 paia di zampe, 21, e quelle che ne hanno 21 ne hanno 23, scusi, ma con 22? No, manco una. Ci sono 700 specie circa conosciute in giro per il mondo, la maggior parte ne hanno 21, una non piccola minoranza ne ha 23 e non c'è nessuna con 22. Allora comincia a dire, ma la selezione le ha tagliate tutte? Devo vedere gruppi un po' di bestiole parenti alla lontana, diciamo, dei cugini delle scolopendre, ci sono quelli più corti e quelli più lunghi. Quelli più corti ne hanno 15, quelli più lunghi ne hanno 27, 29, 31, 33, 35, fino a 191. Magari mancherà anche qualche altro numero in mezzo, ma avete capito, sono sempre solo numeri dispari. È difficile che la selezione possa spiegare questo, è forse un problema di fabbrica. Allora questo ve lo presento, insomma, cerco di avvicinarmi a una lettura di questi fatti, raccontandovi di nuovo un po' il problema dell'evolvability o lo scenario dei cambiamenti possibili attraverso una diversa metafora. Metafore valgono quel che valgono, ma insomma, labirinto. Immaginiamo di essere quei due pallini lì, siamo portati di voce, ah, ti sento, sei lì, aspetta un attimo, sta fermo, sta ferma, ti raggiungo fra un attimo. Un po' di furbizia, un po' di fortuna, ti trovo. In realtà, questo è una sorta di labirinto un po' perverso, sono due labirinti compenetrati, ma non c'è un modo di passare dall'uno all'altro. Vedete che c'è un ingresso o un'uscita, in alto, uno in basso. E quindi, soltanto uscendo da una parte e rientrando dall'altra, è possibile all'uno raggiungere l'altro. Non ci sono collegamenti possibili. Potremmo dire che questo è un po' come fosse una storia di zampe dispari. Puoi passare da una all'altra, ma e l'altra è un mondo ideale di scolopendre con numero pari. E le une esistono, le altre no, ma non si incontrano mai. Due punti così lontani, un po' un'impresa trovare la strada per andare dall'uno all'altro, questi punti, ma in realtà, forse,
anche se il numero di passi è lungo, il cammino può essere breve. Allora, i punti lontani significano, vogliono rappresentare forme che per noi sono diverse. Caso molto semplice, con un numero molto diverso di segmenti, di zampe nelle mie scolopendre, i due punti vicini sarebbero il 21-22, ma il 22 dal 21 non lo raggiungi mai, non c'è una strada, non c'è un cambiamento possibile. È quel disgraziato di development, di sviluppo, che dice non ti lascio fare. Io raccontavo la storia così, più o meno, insomma, fino a un paio d'anni fa. Poi è venuta fuori una novità che mi ha portato a fare una modifica. Vedete, sul pannellino della scolopendra rossa e nera, sotto a 21-23 c'è scritto, ma anche 39-43. Perché? Perché nel frattempo è venuta fuori una bestiola che vi presento, la trovate in internet, per esempio, il modo più comodo per trovarla, ha avuto una paginetta dedicata nel sito del Museo di Storia Naturale di Londra. Perché quel signore di cui vedete la figurina lì, Greg Edgecombe, poi un giovane sudamericano brasiliano che ha trovato questo materiale nei vasi, già bestie già raccolte, insomma, delle collezioni del Museo di Rio de Janeiro, e il sottoscritto, questi tre compari, hanno descritto questa bestiola due anni fa, mostrando, insomma, alla gente che esistono scolopendre in qualche modo doppie. Questa bestia abbiamo chiamato appunto scolopendra perché è duplicata, no, duplicata, eccola qui da vicino, perché essa è la sorellina, molto simile in tutto il resto, di una specie già nota, da cui differisce per il fatto di avere invece del solito 21-23, avere circa il doppio, quel circa, non ho tempo di spiegare un'ipotesi per dire il perché circa, insomma, diciamo il doppio di segmenti rispetto all'altra. È un doppio quasi, perché comunque sono dispari anche in lei, 39-43. Ma sono quasi uguali per il resto. Come dire che ci è voluto nulla, un niente per passare da una bestia all'altra, un salto evolutivo che è clamoroso dal punto di vista del numero, perché tutte le altre scolopendre, le altre 700, sono fisse quel piccolo intervallo o 21 o 23, e questa unica passata al numero pressappoco doppio, ma probabilmente con una mutazione da niente, tant'è vero che tutte le altre caratteristiche del corpo di queste bestie sono praticamente uguali. Probabilmente, insomma, possiamo dire che quello che è un segmento nell'una è diventato una coppia di segmenti nell'altra, insomma. Tanto a far pensare a qualcosa che solo 50 anni fa, o anche 30, o anche 20, o anche 10, sarebbe stata una eresia, e c'è un'eresia, c'è il dogmatismo dell'eresia anche in scienza, insomma, oltre che in altre cose, e uno che avesse scritto queste cose non avrebbe potuto pubblicare su una rivista seria, e noi tre compari di prima abbiamo avuto difficoltà un paio d'anni fa a trovare una rivista che ci pubblicasse un'analisi, quindi diciamo, scusate, questa è evoluzione per salti. Ma salti non nel senso che cambia tutto, cambia la manifestazione, cambia il prodotto, ma il meccanismo di cambiamento è semplice. È un cambiamento possibile che si è realizzato proprio perché è uno di quei cambiamenti che con poco che fai ti cambia drasticamente il prodotto. Come dire, insomma, prendi un foglio e lo pieghi in due, è tutto un altro mondo, e hai fatto semplicemente un'operazione elementare, una 4 che diventa una 5. Bene, un filosofo della biologia, perché adesso esistono anche questi, una volta la filosofia della scienza era filosofia della fisica più o meno, o giù di lì, e la biologia l'ha considerato monnezza poco interessante per i filosofi, adesso no. E per esempio Jason Scott Robert ha scritto questo libro, che notate, ha nel titolo, insomma, accontentiamoci, embriologia e sviluppo, embriologia, scusa, ed evoluzione. E il sottotitolo, che è molto carino, dice, pigliamo seriamente lo sviluppo. Io direi, ma sì, e ritorno a quel che diceva Massimo prima, le dimensioni del tempo sono, che ci interessano, sono quella dello sviluppo, breve, dell'ordine di giorni, mesi, anni, e la dimensione invece dell'evoluzione, la dimensione temporale di migliaia, milioni, centinaia di milioni di anni. Prima sul serio, perché la storia va letta in un certo modo, e allora ecco che ci dà occasione per ripensare e forse per prendere un po' le distanze da certi tipi di domande che abbiamo continuato a farci per da sempre, insomma, da tanto tempo, non avrei dovuto dire da sempre,
perché sono domande che forse non appartengono all'insieme di questioni che la scienza, biologia o altro che sia, può affrontare seriamente. Da un lato abbiamo il problema delle origini, che è qualcosa che ovviamente, parlando di evoluzione di biologia, si arriva in qualche modo a toccare, e dall'altro il fatto che noi parliamo usando delle categorie, la specie, l'individuo, la cellula, il gene. Su queste due cose vi mostrerò un pochino di due riflessioni critiche, e con questo arriverò finalmente per voi alla conclusione. Origini, vabbè, abbiamo sempre cercato origini, no? Da Adamo ed Eva, in termini, se vuoi, di racconto del Genesi, o in termini paleantropologici, ricostruendo i nostri cugini Neanderthal, i Cro-Magnon, che volete. Sempre origini sono, però. E qui, in termini di metodo scientifico, mi va stretto comunque. Origini prossime. La pianta viene fuori da un seme. O, analogamente, la famosa gallina, o anche il gallo, insomma, viene fuori da un uovo, eccetera. Ma scusate, noi tante volte, queste sono prese da libri di scuola o simili, la figura di quella piantina che dice un nome, va bene, la prima pianta terrestre. Ma e 100 anni prima chi c'era? 50 anni prima? 10 giorni dopo? Archaeopteryx, il primo uccello. Che vuol dire? Capito? L'uovo da cui è uscito questo uccello, da chi l'ha deposto? Un drago mitico, la chimera di Arezzo, non, cose mi sono chiare. Cioè, l'evoluzione va avanti pian pianino, d'accordo? Come fai a dire che quella è la prima pianta terrestre? È semplicemente il fossile più antico che noi abbiamo in mano, che abbia un aspetto che fa pensare fosse terrestre. Archaeopteryx è o era il fossile più antico di una bestia che assomiglia abbastanza agli uccelli adesso, che aveva i denti, la coda lunga, eccetera, aveva però delle penne, è il più antico che conosciamo. Pensate che una versione di questo uccello, primo uccello, Scalia diceva, è un libro pubblicato in una collana, diciamo, di, come dire, di non libri di testo, ma libri di divulgazione scientifica, insomma, e diceva, gli uccelli sono nati in Baviera, come dimostra questo fossile. Perché Solnhofen, il giacimento da cui vengono i primi resti, no, sta in Baviera. Ma il mio commento in una recensione allora fu: forse questa annotazione è nata durante un'allegra Oktoberfest. Cioè, il tizio in Baviera ha sognato che. Perché, insomma, noi abbiamo quel resto, ma siamo condizionati. Ma questo, non siamo così stupidi da pensare che non ci fosse il giorno prima, il giorno dopo o contemporaneamente alcuni altri animali più o meno alati, più o meno simili a quello. E dove sono i confini? I confini li pone appunto la lacuna, l'ignoranza, no? Per fortuna abbiamo queste lacune che ci permettono di mettere dei nomi, ma sono paletti che ne facciamo non perché esistono concettualmente, ma perché operativamente l'estinzione, la scarsità di resti fossili che abbiamo, ci permette più facilmente di mettere dei confini, dei limiti. La ricerca delle origini è un po' come tanti miti, come insomma, per dire, no? Romolo ha fondato Roma, ma ovviamente sappiamo che è stata Roma, cioè i romani, gli abitanti di Roma, a inventarsi Romolo. È ciò che esiste che ti porta a cercare dell'origine, è forse un'esigenza comprensibile, come dire, molto umana, molto pratica, no? Nel dominio, se mi permettete un'espressione che è fuori dal mio mestiere, insomma, del campo della ragion pratica, ecco, no? Operativamente abbiamo bisogno di fissare dei punti di riferimento e quindi magari appiccicarci anche il nome di qualcuno che fa da garante di questa fondazione. Vabbè, però è il presente, lo dicono i paleontologi, è il richiamo del presente. Noi interpretiamo il passato appunto partendo da ciò che ci è più familiare. E del passato, nel passato leggiamo soprattutto ciò che ci illude di giustificare il presente. Non dico altro sulle origini. Una parola ancora sulle categorie e poi vado veramente a conclusione. Individuo. Beh, finché parliamo, credo che non ci siano tanti problemi nel dire che noi qui, 50 che siamo, siamo altrettanti individui della specie umana. Poi uno potrebbe andare per sottile e dire sì, ma ciascuno di noi ospita un grande numero di microrganismi senza i quali vivrebbe male o non potrebbe vivere a lungo. E quindi ciò che noi chiamiamo
Sandominelli, tanto per dire, è in realtà una piccola biocenosi, no? In cui ci sono tanti batteri di vario tipo, e lui, quella parte mammifero, vabbè, d'accordo. Ma insomma, in termini un pochino più pesanti, un pochino più, se vogliamo, tradizionali, i problemi non sono tanto, appunto, quando parliamo di noi, oppure ci chiediamo quanti platani ci siano lungo un viale, insomma, contiamo questi alberi, più o meno, sembra legittimo dire, ci sono 20 platani, 20 individui di specie platano, però ci sono delle situazioni ambigue. Già nei coralli, per esempio, la foto in fondo, nei coralli affini, c'è questa duplice lettura possibile. Qualcuno dice che il corallo è in realtà una colonia fatta di individui che sono quei singoli polipi, quei singoli fiorellini, i quali però sono in qualche modo collegati fra di loro, collegati da un po' di polpa, insomma, possono scambiarsi materiale, scambiarsi molecole. E qualcuno dice, beh, no, allora, quella che tu chiami colonia, per me, quella è l'individuo, gli altri sono come degli organi, delle parti. Ma, insomma, la fragola. Fragola, pigliate la parte a sinistra, c'è una pianta, radici, un po' di foglie, un fiore, vabbè. Poi però le fragole usano mandare anche sul suolo, di terra, rasoterra, una sorta di fusticidi orizzontali che chiamiamo stoloni, i quali ogni tanto mettono radici. E vedete, lì verso destra, poco più in là della freccia, vedete che dallo stolone sono venuti verso il basso delle radici, verso l'alto una foglia, e domani, fra tre giorni, fra un po' di tempo, il collegamento, diciamo il cordone ombelicale, verrebbe voglia di dire, seccherà, e questi saranno due oggetti fisicamente separati. Allora, uno può dire, sì, d'accordo, però dal punto di vista genetico sono un po' la stessa cosa, uno è una copia dell'altro, e questo è già un problema. Ma lasciamo perdere anche questo. Accontentiamoci proprio della continuità fisica, del gioco dell'acqua, delle molecole, dei sali, degli zuccheri che circolano nei tessuti delle piante. Quando in corrispondenza di quella freccia, lo stolone si sarà disseccato, di piante ne avremo due. Quando eravamo ancora all'inizio con la pianticella di sinistra col suo fiore, e appena fosse una bozza di stolone di fianco, pianta ce n'era una. Ma in questo momento, così come immortalato da quel rozzo disegno, quante piante sono? Una e mezza? Una e tre quarti? Sono solo una o sono già due? Cioè, è del tutto arbitrario. Allora forse di fronte a queste situazioni dobbiamo dire, in queste situazioni il concetto di individuo, la categoria individuo non ci serve, non si applica. È un sistema biologico, sono piante, sono esseri viventi che non sono articolati in individui. Cioè, mentre nella specie umana il concetto di individuo ha senso, con qualche limite, qualcosa che ho detto, qualcosa che sto per dire, o altro ancora, ma tutto sommato, insomma, se non andiamo troppo per sottile, nella specie umana e tante altre ha senso, nelle fragole, le fragole non sono articolabili in individui, sono un sistema che ha una sua logica, diciamo, categoriale differente. Poi dicevo, ci sono quelle situazioni rare, accidentali, ma dolorosamente reali, come quelle dei fratelli siamesi, e quindi sono proprio, questa foto si riferisce proprio ai due siamesi del Siam, che hanno dato il nome a questa drammatica condizione. Drammatica anzitutto sul piano, come dire, personale, umano, e drammatica, se possiamo aggiungere questo dettaglio, che sul piano logico, ma forse fortunata, perché ci invita a scardinare un pochino la rigidità dei nostri schemi. Bene, concludo davvero. Concludo con qualcosa che può sembrare poesia, invece è una suggestione metodologica. Tante tradizioni poetiche, così, tante cosmogonie, hanno tante visioni non scientifiche, insomma, hanno portato l'uomo a paragonare a volte la vita a qualcosa di incerto e mutevole come una fiamma. E possiamo andare a stupidaggine. Beh, da un certo punto di vista può esserlo. Certamente la vita non è una fiamma. Non è che dobbiamo dire, ah sì, ecco, il calore animale, no, dimostra che la vita è la fiamma, no? Non in questi termini stupidini, o nei termini più ingenui in cui leggiamo del calore, della concozione dei materiali nel vivente in Aristotele. No, la fiamma che cos'è? È una
regione di spazio in cui c'è una distribuzione di probabilità che succeda qualcosa, cioè una combustione. Non ha una forma precisa, non ha nemmeno dimensioni, confini precisi. Uno può sentire già caldo a una certa distanza e uno invece alle dita meno sensibili sente a distanze differenti. La guardi, la fotografi con lenti diverse e ti dà un'immagine differente ancora. Ci metti del materiale facilmente infiammabile a seconda di cos'è, risente o meno di questa fiamma. È un luogo, o meglio, una distribuzione di probabilità in cui avvengono dei fenomeni. I fenomeni della vita sono molto più complicati di quelli di una fiamma, sono molte dinamiche, complesse, interagenti. Però anche qui, il dove come sfuma, il dove come sfuma. Quel che c'è ancora in comune fra una fiamma e la vita è la sua continuità. Se spegni una fiamma devi ricominciare da capo con una serie di vicende un pochino complicate per riaccendere un'altra, mentre invece una fiamma accesa è facile propagare il fuoco, e così un pochino succede per la vita. Sì, io però la inviterei a venire qui per usare il microfono. No, la inviterei a... Un altro. Dunque io... Buongiorno, grazie per la conferenza. Avevo due domande, se possibile. Allora, io spero di non andare fuori tema, avrei una curiosità e la richiesta di una chiarificazione. Allora, la chiarificazione è questa. Ho sentito diverse volte nei vari programmi scientifici che si vedono in televisione, qualche ricerca online, eccetera, che tra diverse razze, diciamo, umane, in realtà i genetisti dicono che non esistono e che siamo identici al 99,99% e che alcune volte addirittura c'è più differenza fra due persone della stessa città. Ho sentito l'illustre, non mi ricordo chi, mi scusi per la citazione, che magari due persone, appunto un bianco e un nero, un africano, sono più identici geneticamente che magari due che abitano nella stessa città. E se questo è vero, l'evoluzione che ha portato a delle differenze magari appunto che ricordano anche quello che lei ha detto durante la cosa, può confermare, può dirci che siamo veramente tutti quasi identici, più che molto diversi, anche se per usi e costumi, eccetera? E questa era la chiarificazione. La seconda domanda invece è una curiosità che ho avuto e che ho detto ne approfitto, visto che sono qua. E si dice sempre, no, che conviene far avere magari un bastardino, faccio l'esempio dei cani, perché è più sano, vive di più, va incontro a meno malattie, cose di questo tipo qua. Mentre invece magari avere un cane di razza potrebbe essere sconveniente. Io vedo che in natura, se non mi sbaglio, gli animali molte volte capita che abbiano figli tra consanguinei, eccetera. L'evoluzione è sempre perdente fra consanguinei avere una prole fra consanguini è sempre perdente da un punto di vista evoluzionistico, oppure è una fesseria, è una diceria e non è scientificamente valida questa affermazione? Grazie molte. Grazie delle domande. Parto da questa, che più di dettaglio, quello è il tema più serio che riguarda la specie umana. La domanda la porrei non tanto in termini di evoluzione, ma in termini di immediati a breve termine di sopravvivenza. Allora, proprio in questa attenzione che c'è, giustamente, insomma, da un po' di anni, da 2 o 3 decenni almeno, più diffusa per la conservazione della natura in generale e di singole specie in particolare, è una delle attenzioni che viene spesso rivolta è appunto questa. Non basta conservare un numero sufficiente, non troppo piccolo, di individui. Parliamo di animali, insomma, anche questi animali così bandiera, come può essere la tigre o altri felini, eccetera. L'importante è che non siano poi, come dire, tutti figli della stessa coppia, insomma. Sì, ma gli studi proprio sugli aspetti quindi genetici, no, della conservazione, quindi ciò che lo studio di somiglianze e differenze genetiche fra individui suggerisce in termini di conservazione della natura, danno a volte delle indicazioni un po' ambigue, un po' incerte. E in particolare c'è quello che viene considerato oggi il paradosso del ghepardo. Il ghepardo non è proprio il più minacciato fra i felini, per dire. Tuttavia, ancora una
presenza in natura non troppo limitata, insomma, nell'Africa centro-meridionale, eppure individui cui sono stati prelevati campioni di sangue, è stato fatto un po' di analisi genetica, sono virtualmente identici. Cioè c'è una variabilità genetica, una differenza individuali estremamente bassa, paragonabile a quelle che uno può trovare proprio all'interno di una famiglia in senso umano, insomma, famiglia in senso con lo stesso cognome, ecco, fra parenti strettissimi, e non si capisce come ce la facciano a sopravvivere. Questo, come dire, non c'è una risposta univoca, non c'è mai una legge precisa che ti lega caratteristica genetica a caratteristiche del corpo, strutturali, funzionali, e tuttavia un po' di variabilità, insomma, fa sempre bene, e se non c'è non sai da che parte recuperarla. In campo applicativo, ovviamente essendoci di mezzo il denaro, le cose sono state capite presto e messe a frutto presto, e già da tempo, già da parecchi decenni, ci si è resi conto che per quanto riguarda le piante coltivate in particolare, era troppo rischioso selezionare i ceppi puri che corrispondevano, quindi, non so, a una produzione praticamente elevata, quindi ottime sul campo, vendibili per proprietà che in fondo interessano, diciamo, merceologiche che interessano poi al cliente, quindi vendibili. Perché se è un parassita, questo ti dilaga, un parassita che dilaga su quel ceppo lì, ci sono delle tragedie su grandi estese, coltivazioni di mais in Nord America, americani anni 70. Se invece hai una maggior variabilità, magari ci sarà una zona coltivata con quella razza che soffre di più e un'altra che invece si salva. Ma se hai eliminato tutto quanto per tenere soltanto la forma che per il momento sul mercato va meglio, da che parte ricominci? Ecco, e quindi è nata questa attenzione al recupero delle razze antiche, eccetera, che non è semplicemente un simpatico come dire, modo di contrastare questa omogenizzazione, no? Culturale e oltre che di mercato, ma anche proprio a un valore tecnico di conservazione di diversità. Veniamo alla specie umana, quindi. Allora, numeri o dettagli a parte, che anch'io non saprei citare con grande precisione, il discorso che lei riporta è corretto. Vale a dire, dati insomma, raccolti ormai su moltissimi campioni, moltissimi esami, sulla diversità dei individui della specie umana, mostrano l'esistenza di forti differenze individuali in singole popolazioni locali e un modesto grado di differenziamento fra una popolazione e l'altra. Quindi, come dicevo prima, se noi pigliamo uno di noi e lo confrontiamo con un altro di noi qui in sala e con una persona che vive a 10.000 chilometri, non è detto che il più simile a me sia qui piuttosto che a 10 km di distanza, è tutto da vedere. È vero, peraltro, che ci sono dei caratteri somatici molto vistosi, che caratterizzano, come dire, popolazioni dal colore della pelle, al taglio degli occhi, alla distribuzione di capelli, eccetera. Sono caratteri che sono. Però, mentre questi sono diagnostici, per cui riconosci una persona, diciamo, non usiamo razza, di etnia X o Y, queste differenze possono dipendere da pochissimi geni e quindi non essere l'espressione di una diversità globale, ma sono semplicemente differenze di qualcosa che si vede. D'accordo? Come, non lo so, tu puoi avere, facciamo un esempio, due gemelli o due gemelle che si vestono, per qualche motivo, cosa che magari spesso non succede, si vestono in maniera molto diversa. Vedi passare di spalle e dice: è passata quella ragazza vestita di rosso, è passata la ragazza vestita di blu. Se guardi di faccia, dice: ma sono identiche. Ecco, dipende, capito? È una differenza probabilmente da poco, insomma, che maschera una sostanziale grande somiglianza. Ecco, allora, le differenze con l'individuo e l'altro ci sono, e sono, come sempre, tornando al discorso del bastardino o meno, sono la nostra ricchezza, ma non sono differenze sistematiche per cui dire gli europei li confrontiamo con quelli del cuore dell'Africa o che. Ecco. Poi ci sono ovviamente differenze culturali, queste sono, anche queste oggi sempre più rimesse in discussione dal nostro modo di vivere, no? Le nostre opportunità, ma almeno fino a ieri, insomma fino a prima di allargarsi delle esplorazioni, dei mezzi moderni di comunicazione, più importanti che non le differenze somatiche, e possono tuttora essere
ben più, come dire, pone delle barriere ben più importanti, ben più pesanti di quanto non siano quelle genetiche. Ringraziamo delle risposte. Ci sono altri quesiti? Molto bene. La prego di raggiungere il tavolo. Buongiorno. Salve. Quando si parla di evoluzione per salti, quindi la natura passa da una forma possibile ad un'altra, non si rischia di parlare di determinismo e quindi di progetto e di disegno poi? Tornerei, sì, la domanda è opportuna, grazie. Tornerei all'esempio del movimento di pezzi sulla scacchiera. Certo, ho usato un esempio preso da, come dire, da prodotti della mente umana che ha dettato delle regole. Allora, direi questo. Regole specifiche per... Uno può immaginare che ci siano delle regole che riguardano, scritte da qualcuno, sulla natura in quanto tale. Come dire, chi lo sa, perché queste regole nelle distribuzioni, insomma, struttura degli atomi, il sistema periodico degli elementi, no? I numeri di valenza degli atomi, queste regole che secondo cui si formano certe molecole in qualche secondo, numeri prevedibili, ben precise, sono dei vincoli. Vincoli che dobbiamo alla natura. Cioè la natura inanimata, ha dei vincoli, ha delle leggi strutturali. I cambiamenti possibili non sono, non c'è una varietà infinita di combinazioni o di varianti in un insieme definito di atomi. Si formano, almeno in certe condizioni d'ambiente, diciamo, condizioni termodinamiche di temperatura, di pressione, si formano certe forme di molecole piuttosto che altre. Allora, la mia visione della biologia, dei salti, è del stesso tipo. Io non voglio dire, puoi dirlo o non dirlo, non mi interessa. Puoi negarlo o puoi dirlo, che c'è qualcuno che ha dettato queste regole. Lo dico deliberatamente. Ma non che nego che esista una differenza fra i vincoli dell'inanimato e i vincoli dell'animato. D'accordo? Cioè, i vincoli che ci sono... che permettono alla scolopendra di saltare da 20 a 40, ma non le permettono di fare 21, 22, 23, sono vincoli della stessa natura dei salti fra un tipo di molecola e un altro. Ecco, d'accordo? Cioè non ci sono progetti del vivente, secondo me. Ecco. Posso permettermi una chiosa su questo punto? Certo. Allora, intanto è stato usato nella domanda un termine che secondo me è molto importante, che è determinismo, però avrei visto meglio finalismo in quel contesto. E il dato importante che si ricava, correggimi se sbaglio, dagli studi di Evo-Devo è che in realtà non c'è nessun motivo evoluzionistico preciso per cui il numero di segmenti delle scolopendre sia solo dispari. Quindi c'è uno iato molto forte tra forma e funzione. Sono due sistemi retti da un sistema di regole diverso. Ovvero, non c'è nessuna ragione legata alla fitness evolutiva per cui non possa esistere una scolopendra con 22 o 44 o 66 segmenti. Sono due binari che procedono in parallelo. Yes and no. Sì, altra domanda molto importante, ovviamente è difficile. Sì e no. Allora, se ci limitiamo ad un orizzonte temporale breve, puoi dire, non è che se non trovo la scolopendra con 22 paia di zampe, non è che ieri nella popolazione, una, due, tre, dieci generazioni fa, quelle con 22 siano state eliminate perché non funzionavano. D'accordo. Il problema è che la macchina non riesce a farle, certo, ma questa macchina, torniamo al discorso di prima, è stata progettata, sarà a sua volta frutto di una storia precedente, quindi è soltanto una memoria progressiva di eventi che porta a questo. No, cioè, se detto in maniera un pochino molto grossolana, se lo sviluppo
pone dei limiti all'evoluzione, l'evoluzione produce dei prodotti che però sono le macchine dello sviluppo successivo. Quindi è un sistema iterativo che va avanti nel tempo. E il vincolo di 7 vertebre, per esempio cervicali, nei mammiferi, non si riesce a trovare una ragione adattativa, cioè perché non dovrebbe funzionare la bestia con, appunto, o un uomo, insomma, con un numero diverso. Sono convinto che anche le modelle di Modigliani, appunto, che dopo non citerò più, avessero un collo con 7 vertebre. Una collega olandese è andata a vedere negli annali, insomma, in documentazione della medicina, raccoglie i casi di feti che non sono andati a termine, quindi di problemi di sviluppo, problemi molto seri di sviluppo nella specie umana, in cui in qualche modo ci fossero dei difetti nella struttura della colonna, della parte cervicale della colonna vertebrale. E ho visto che in tutti i casi di cui c'era la documentazione, questi difetti si accompagnavano ad altre patologie molto molto serie. E quindi probabilmente non è che sia importante quel numero, solo quel numero è una sorta di marcatore di tempo. Cioè, siccome le vertebre si formano una dopo l'altra nei vertebrati, 7 vuol dire che sono stati non so, 7 cicli di avanzamento del materiale che forma l'asse del corpo, ed è una serie di sequenza di tappe lungo le quali succedono tante altre cose. Se c'è un disturbo, questo è grave non tanto perché ti fa una vertebra in meno in più, quanto perché è stato disturbato qualcosa che avviene al settimo capitolo, insomma. Quindi sembra semplicemente una memoria di un marcatempo che è importante per altre ragioni. Quindi sembra che sia all'opera un pool genico di geni interconnessi, per cui una mutazione in un gene con tanti effetti, o meglio si ripercuote sull'intero pool genico. Sì, perché appunto il modello che un gene faccia controlli una certa caratteristica, ovviamente un modello molto molto ingenuo, per vari motivi. Primo perché, e forse lo sottolineo in rapporto alla questione sul determinismo, perché i geni non fanno tutto. E se avete un minuto vi racconto poi qualcosa. Secondo, restando comunque nel rapporto gene-struttura, perché molto spesso una struttura di una qualche rilevanza è controllata da un'infinità di geni, da centinaia di migliaia di geni. Per fare un occhio di drosofila è coinvolto un 40% circa di geni della drosofila. E viceversa, il singolo gene è ovvio, insomma, no? Il singolo gene è coinvolto in molte cose differenti, quindi è un rapporto non uno a molti o molti a uno, ma molti a molti. Ogni gene fa tante cose e ogni cosa è controllata da molti geni. L'aspetto di cosa viene fatto non dai geni, se posso caricare un'altra presentazione vi mostro due figure. Posso? Ce la facciamo? Direi di sì. Un minuto. Dovrei avere un paio di immagini. Anche senza poi copiarlo, facciamo rapidamente. Basta accendere. Vi introduco intanto i due protagonisti. Si posso raccontare, poi con un'immagine viene più chiara, ma ve la racconto a parole. C'è una farfalla, quelle farfalle diurne, insomma, quelle belle, europea, che però non si trova in Italia, più di in Europa centrale si trova, si chiama Raschnia levana, una specie di piccola Vanessa. Va in giro per le campagne e trova una bestiola marrone con delle macchie arancione, è bella. Aprile, primi maggio. Poi sparisce, vabbè, cioè sarà stagionale. E non la vedi più fino all'anno dopo. C'è però, in agosto, in settembre, una farfalla abbastanza simile, anzi dici, di taglio d'ala sembra quasi la stessa, però diversa di disegno, di colori, scura, insomma, due specie diverse. In realtà non è mica vero, sono le une figlie delle altre, cioè la bestia ha due generazioni per anno e una è figlia dell'altra, però non cambiano i geni, sì, ogni individuo ha le sue caratteristiche, ma insomma, pur con le differenze che ci sono fra un individuo e un altro, quelle primaverili sono tutte con disegno A e fra le figlie di queste, della generazione estiva, sono tutte col disegno B, che lasciano le uova, poi la primavera dopo sono di nuovo col disegno A. Allora, i geni danno una serie di istruzioni, ma poi sono le condizioni ambientali,
la temperatura, la lunghezza del giorno, eccetera, a decidere cosa farne. Secondo esempio, adesso vi mostrerò le due bestie. Secondo esempio riguarda invece quelle unicellulari che si chiamano i protozoi ciliati, no? Come il famoso paramecio di scolastica memoria. In questi unicellulari sono piuttosto grandi per essere singole cellule. E il paramecio scolastico, intendo dire perché nei tempi si usava a volte nelle esercitazioni per far vedere una cellulina e le ciglia, può essere un quarto di millimetro. Quarto di millimetro, paragoniamolo con globulo rosso del sangue umano, globulo rosso sono 7 millesimi di millimetro e questi sono 200 millesimi per la cellula. Oh, scusi, Resviva è un centro interdipartimentale di ricerche epistemologiche e simili fra filosofia e biologia, insomma. Abbiamo avuto un convegno a Roma, l'altro giorno, forse lo trovo prima andando a esplorare. Lasci fare, se no se facciamo in due non si vede nulla. Sequenza diapositive, eccola qua, questa è la farfalla, vedete, farfalla, forma primaverile, che è questa in alto, e i figli maschi e femmine di questa sono una forma estiva, che è quest'altra. E questo si ripete. Parliamo appunto di polifenismo, cioè manifestazioni, fenismo, diverse, multiple, dello stesso genoma, dello stesso assetto genico. Bene, l'altra storia è questa. Ah, guardate le categorie. Si dice che per fare una pianta ci vuole un seme, no? Per fare una bestia ci vuole un uovo, però, come Goethe aveva già osservato, sull'immagine di questa pianta nascono altre piante. Conoscete benissimo, però per dire che lo sviluppo non occorre l'uovo per fare uno sviluppo, un seme, d'accordo? E tanto meno dire che seme o l'uovo sono cellule primitive. Negli animali l'uovo è una delle cellule più specializzate, più moderne che esistano, per carità. Se mi dite una cellula staminale, d'accordo, forse. Allora, i ciliati sono questi. E si chiamano ciliati perché sono partiti di ciglia. Ciglia sono i peluzzi con cui si muovono nell'acqua, con cui fanno vorticare l'acqua. Queste ciglia sono impiantate nella pellicola, nella superficie della cellula, in maniera ordinata, diversa da specie a specie. Se pigliate i primi due a sinistra, sembra quasi vedere dei filari, no? Regolari, dei filari regolari di piantine, di alberi. Bene. Ci sono delle esperienze classiche fatte su una di queste bestiole che si chiama Stentor, questo fatto a trombetta, in cui lo sperimentatore cosa ha fatto? Ha preso un coltellino, idealmente, e tagliato la buccia soltanto, ha fatto un'incisione come lo farebbe su una mela, su un'arancia meglio ancora. Faccio un'incisione all'equatore dell'arancia, equatore tutto perpendicolarmente all'asse lungo, quindi, ma senza tagliare la bestiola, soltanto la buccia. Siccome però il contenuto dentro è fluido, è qualcosa di gommoso, posso prendere una metà e l'altra e ruotare una rispetto all'altra un pochino. D'accordo? Allora, avendo tenuto fermo questa parte di sotto e ruotato la metà di sopra rispetto a essa, le file interrotte, di ciglia interrotte qua, non continuano più, non trovano più il resto che gli appartiene, e viceversa, queste interrotte qua non trovano più il resto. Allora, succede che ciascuna mezza fila cresce e si aggiungono, come dire, qui ci sono 20 piantine, ne aggiungo altre in fila, fino ad arrivare al polo opposto, quindi i mezzi meridiani interrotti qua si continuano fino in fondo, i mezzi meridiani australi interrotti qua si continuano. Viene fuori una bestia con un numero doppio, un mostro con un numero doppio di file, numero doppio di meridiani. E siccome queste bestiole poi si riproducono in maniera molto semplice, la divisione cellulare, insomma, basta, cosa succede? Che questo mostro doppio dà origine a due figli, e questi figli sono mostri doppi ancora, e si va avanti per indefinitamente. Ma in tutto questo, DNA, il nucleo della cellula, non è stato toccato, è stata fatta solo una manipolazione superficiale, meccanica. Però si trasmette da una generazione all'altra. Mi aspetto la domanda, dice, ma questa è la verità secondo Lamarck o che?
non voglio rispondere, sì si può ovviamente, ma insomma, mi interessa dire, non tutto sta nei geni, è una forma di eredità, ha una base materiale ovviamente, la stessa base materiale che avremo, se uno dice, beh, questa è una sala polivalente, benissimo, oggi c'è una conferenza, pomeriggio o domani c'è, non so, musica, bisogna togliervi le sedie, facci una sala da ballo, facci un banchetto, devi cambiare allestimento. Allora, tutte queste sedie vengono tolte e messe da parte. Bene. Dopo però, dopodomani c'è un'altra conferenza e io vorrei lo stesso numero di sedie esattamente nello stesso posto. Come faccio? Ho due sistemi. Il primo sistema è quello di fare una fotografia, no? O un disegno, in cui ho esattamente la mappa della disposizione delle sedie di adesso. Le tolgo tutte, ma poi seguendo la mappa vado a rimetterle. Ah sì, aspetta, ce n'è un'altra qua. Poi potrei fare una cosa. Invece di toglierle tutte, ne lascio alcune. No? Siccome la stanza ha certa geometria, eccetera, ne lascio, per esempio, una fila, orizzontale e una verticale, tanto per, insomma, una fila per lungo e una per largo, ad angolo, da quell'angolo lì, fila per lungo. Ecco. Dopodiché le altre le metto a distanze regolari e praticamente è semplicemente il numero che mi dice dove devo finire. Allora, nel primo caso ho usato i geni, cioè ho scritto l'informazione da fuori, la struttura è una cosa e la sua descrizione sta fuori, no? Quel che succede di solito, cioè il colore dei fiori, dei piselli di Mendel, no? Il colore degli occhi e dei capelli dell'essere umano, sta scritto nei geni, non sta scritto nei capelli il colore dei capelli. E nei capelli però e riparto, posso ripartire dalla descrizione del modello, oppure ho lasciato un po' di struttura e allora la descrizione sta già nella struttura, sta già in quel poco che ho lasciato, perché il resto è ripetitivo, iterativo, ho solo bisogno di aggiungere materiale. Una grande biblioteca ha bisogno di uno schedario e quindi vado allo schedario per risalire al libro. La biblioteca di casa, se non è troppo grande come uno spera di farsela, ma insomma, è una biblioteca normale, non ti fai lo schedario, non usi computer, non stai lì a perdere tempo a farti un database, ma disponi i libri in maniera intelligente, in modo che quando lo cerchi, quando lo riponi, quando aggiungi un libro nuovo, questo ha un posto univoco che è determinato dalla struttura stessa dell'insieme degli altri libri. Se tu li togli tutti dallo scaffale, però non sai da che parte ricominciare, perché non hai da nessun'altra parte la descrizione. Devi conservarne almeno una traccia, devi lasciare almeno un po' di libri di filosofia, un po' di libri sulle piante, un po' di libri sugli animali, un po' di libri di storia dell'arte, lì, se no quel palchetto non ha più quel valore. Allora, vi dico l'ultima, queste bestie qui hanno sessualità, ma non hanno gameti, perché i gameti cosa fanno? Si uniscono, no? Diventano tutt'uno. Uovo e spermatozoo, equivalente, si uniscono e confondono tutto. Se due di questi facessero la stessa cosa, sarebbe un disastro, perché confonderebbero tutta la loro struttura. Non avrebbero più il modello della disposizione delle ciglia, perché non ce l'hanno scritto nei geni. E allora loro hanno una forma di sessualità che ce l'hanno, però rimane molto discreta, molto timida, molto così. Quando due di questi, compatibili fra di loro, si incontrano, formano semplicemente un piccolo ponte, piccolo collegamento, che non disturba la struttura, semplicemente butterà via un paio di ciglia, ma non succede niente, e attraverso questo ponte passano i loro nuclei e poi si separano, integri, cambiati al loro interno, no? E le interazioni ti modificano, e però la struttura è rimasta, compresa quella autodescrizione che sta nella buccia loro. E i geni non lo sanno, non lo sapranno mai. Io vorrei permettere un'ultima domanda, se così. Scherzo. Allora, io ho letto tempo fa un articolo su un anfibio primitivo trovato in Groenlandia, Tiktaalik, che aveva una caratteristica un po' cui non siamo abituati. Non aveva negli arti 5 dita, un numero massimo di 5 dita, ma ne aveva 8. Mi domando se quindi c'è stata anche un'evoluzione dei piani anatomici degli arti.
Allora, cui si è stabilizzata la forma A5, salvo come numero massimo, perché il cavallo sappiamo benissimo che ne ha uno solo, e sì, quindi c'è stata un'evoluzione anche di questo piano anatomico. Sì, sì, questa è una bella domanda di biologia evoluzionistica moderna. Allora, Tiktaalik è uno, forse l'ultimo scoperto di questi bestie, che non sai bene se chiamare ancora pesci o già anfibi, sono d'accordo, e il primo di cui si parlava quando ero piccolo io, insomma, anche nella divulgazione naturalistica, era Ichthyostega. Ichthyostega, poi sono venuti altri. Negli anni 80, un studio di materiale meglio conservato ha permesso per la prima volta di vedere, non era ancora descritto Tiktaalik, ma in accanto Stega e Ichthyostega, appunto la presenza di un numero di dita, sia agli arti anteriori che posteriori, maggiore di 5 e fino a 8, insomma. Però non 8 tipi di dita differenti, 8 assi, no? 8 raggi, ma di non più di 5 tipi differenti, come se fossero soprattutto le dita piccole repliche di uno stesso modello. Allora, da questo e poi da tutti gli studi che successivi sono stati fatti sullo sviluppo embrionale, sui geni che controllano queste faccende, eccetera, considerando poi anche i casi in cui le dita, come dicevi, sono meno di 5, si è arrivati a capire una cosa, che c'è una serie di, diciamo, un sistema di sviluppo, quindi un controllo genetico, diciamo, sul numero di raggi, che è un controllo genetico sull'identità dei raggi, cioè fare il pollice, fare l'indice, fare il medio, l'anulare, il mignolo, e le due cose sono largamente indipendenti fra di loro. È ovvio che tu vuoi riempire, per dire, no, un certo numero di bicchieri e hai un certo tipo di tipi di vino, hai tante bottiglie e vorresti fare. È chiaro che se non hai più di 5 bicchieri non riuscirai a offrire più di 5 tipi diversi di vino, seconda la volta, si intende, no? Sì, una volta sola. Però se hai solo 5 tipi di vino, anche se hai più di 5 bicchieri, presenterai solo 5 tipi differenti. Ecco qui, quindi le due cose, un conto è fare i bicchieri, un conto sono le bottiglie di cui le qualità di vino diverse che hai a disposizione. E le due cose non... Terza faccenda, di solito i bicchieri sono 5, le bottiglie sono 5, e se per caso e sono messe nello stesso ordine. Per caso, per cui se viene a mancare quello che di solito sarebbe il dito più esterno, poniamo, versi delle 4 bottiglie interne e non versi più. Quindi hai 4 dita che conservano la loro identità di pollice, di indice, mignolo, e ti manca il mignolo. Ma non è detto. Non è detto, ci sono dei casi in cui hai meno di 5 bicchieri, però non è detto che le bottiglie che versi siano quelle delle posizioni rimaste, perché potrebbe esserci una reinterpretazione. Per esempio, riparti comunque dalla bottiglia interna, anche se hai perso il quinto e poi il primo dito. E quindi certi problemi che ci sono nel confrontare gli arti dei dinosauri tipo Velociraptor, Tyrannosaurus, che sono parenti degli uccelli, e gli arti degli uccelli sono appunto resi complessi da queste incertezze nel capire. L'uccello puoi studiarlo, nel dinosauro fai fatica, quella che può essere l'identità di posizione e l'identità di forma, insomma, che sono due strati diversi, strati nella sviluppo, stati nell'evoluzione. Allora, ringraziamo della disponibilità al professor Minelli. Ricordiamo che tra qualche giorno la registrazione di questa conferenza, audio e video, sarà presente sul sito del circolo della UAR di Padova, uar.it, urbino-ancona-ancona-roma.it. Cercate il link del Circolo di Padova e tra qualche giorno avrete la registrazione di questa conferenza. Ora, vista l'ora e visto il fatto che l'uomo è ciò che mangia, vi lascio le libagioni. Ma non preoccupatevi, l'UAR non vi lascia soli. Prima del banchetto visitate il nostro banchetto, in fondo alla sala. Troverete una mensa di pubblicazioni laiche. Per la serie Parliamo tanto di noi, attiro la vostra attenzione sulla nostra rivista Lateo. Nel numero 6 del 2010 troverete anche un articoli sul tema che ci ha occupato oggi. Per esempio,
articolo Il caso esiste uguale Dio non esiste, l'equivoco dello pseudoteismo deterministico. Buona lettura, arrivederci da Vendée 2011. Per chi non potesse proprio resistere, ricordo che il 26 prossimo c'è il Darwin Day a Vicenza e l'iniziativa si terrà esattamente all'Istituto Tecnico Geometri Canova in via Stichello numero 195. Anche questa informazione la trovate sul sito uar.it. Vi interesserà sapere che il relatore in quell'occasione sarà il nostro presidente onorario, il professor Danilo Mainardi, che è un etologo di fama non solo accademica, ma anche, per fortuna della scienza, di fama mediatica. Vi ringrazio, al prossimo anno.